Comunale di Bologna, siamo con Francesca, regista televisiva e cinematografica. Francesca, che cosa significa riprendere un'opera e interpretare a livello visivo un'opera lirica? Oh, è una domanda così proprio è la vendetta questa. Vuol dire riuscire, almeno il nostro sforzo è quello di stare attenti alla struttura musicale, stare attenti a quello che il regista teatrale ha cercato di esprimere sul palcoscenico, ma con delle esigenze che vanno un pochino al di là di quelle che sono le esigenze del pubblico in sala. Noi abbiamo bisogno di più luce, spesso e volentieri, abbiamo bisogno di movimentare qualche scena perché inevitabilmente quando c'è un'aria è giusto che il cantante se la consumi tutta davanti al pubblico senza pensare a dover fare grandi movimenti, ma non è questo il caso, per fortuna. Adesso lo vedremo, lo vedrò anch'io, però appunto spesso e volentieri l'impostazione teatrale, diciamo, che a un pubblico televisivo dà qualche lentezza in più. Ovviamente. Noi, dopo un'epoca in cui ci sembrava che solo staccando da mille punti di vista diversi fosse la strada per parlare televisivamente di un'opera, adesso abbiamo forse capito che non occorre diventare matti a seguire qualsiasi dettaglio, ma l'importante è riuscire a rendere un'emozione. Francesca, ma le è mai capitato di dover riprendere una regia teatrale che a suo avviso era veramente, veramente brutta? Sì. E in quei casi che cosa si fa? Si cerca... veramente, più che la regia teatrale brutta, mi è capitato di dover lavorare con situazioni di luce molto complicate, molto poco riuscite. Lì non dovrei dirlo, visto che sono davanti a un regista, ma spesso e volentieri aspettiamo che il regista lasci il teatro e poi ci sfoghiamo. Lo immagino, in questo caso il regista starà al vostro fianco fino alla fine. Ecco, aiutarci sul collo, buona idea. Francesca, grazie per averci dedicato un po' di tempo. Per i nostri amici di internet, un caro saluto e alla prossima da Bologna. Grazie.